fra Daniele e Natale, grande innamorato di Maria. Quelli che lo hanno conosciuto proprio percepivano questo suo amore. Un amore che lui certamente aveva ricevuto, quindi che gli era stato inculcato, sia perché tra i francescani l'amore per Maria è una colonna, e sia perché il suo padre spirituale, Padre Pio, glielo aveva insegnato e trasmesso con la sua vita e con il suo amore a Maria. E sin da piccolo, fra Daniele e Natale, è stato segnato da questo amore. Sentiamo come il nipote, padre Remigio Fiore, in un testo che ha scritto proprio sui ricordi dello zio fra Daniele e Natale, come fra Daniele racconta il suo sentirsi essersi affidato alla Madonna per il cammino della sua vocazione alla vita religiosa cappuccina. Il 6 giugno 1934, racconta fra Daniele, sono entrato nel convento di Vico del Gargano per seguire la mia vocazione. Il frate che mi accolse mi accompagnò nel coro, dove altri religiosi erano riuniti in preghiera. Gesù Eucaristico era solennemente esposto in chiesa. Pregai e mi sentii inebriato dai canti e dal profumo dell'incenso, racconta fra Daniele e Natale. I miei occhi si fissarono sul grande quadro che sovrasta l'altare maggiore. La Madonna col bambino e gli angeli che le fanno corona, San Francesco che prega e l'angelo custode che guida un ragazzo per presentarlo a Gesù ed a Maria. Il mio cuore, dice fra Daniele e Natale, si sentì attratto da quel volto materno pieno di bontà e di amore. Mi riconobbi in quel fanciullo e pregai San Francesco e l'angelo custode di presentarmi a quella mamma, mentre io mi donavo totalmente a lei. Nel mio intimo avvertii di nuovo la voce, dice fra Daniele, ti do la mia mamma. Da allora, conclude fra Daniele, la Madonna è stata per me la mamma, con la M maiuscola. Mentre leggevo questi ricordi, mi veniva in mente questo pensiero, cioè sembrano parole di un ragazzo. Doveva avere circa 14, meno di 15 anni quando fra Daniele, all'epoca Michele Natale, entrò nel convento, nel seminario serafico dei Cappuccini di Vico del Gargano. E sembrano parole di un ragazzo, di un giovane adolescente, direi entusiasmato. Ma questo amore, questa certezza che lui aveva nel cuore di avere sempre la mamma, lo ha accompagnato per tutta la sua vita. E allora cosa ci dice? Ci dice anche a noi, fra Daniele, il nostro servo di Dio, di amare la Madonna, perché Dio non ha dato solo a lui questa mamma, ma ogni uomo, ogni donna ha ricevuto da Dio il dono di una mamma. E quindi, e questa mamma è Maria, e quindi ha ragione Papa Francesco quando dice che dopo Maria nessun uomo e nessuna donna deve sentirsi orfano. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!